Innanzitutto voglio ringraziare anch'io l'Istituto Nazionale di Castelli, Sezione Veneto, il Presidente Franzo Meneghelli, soprattutto il dottor Andrea Vicoletto, perché ci ha dato modo di trovare finalmente la strada giusta per poter riuscire ad avviare un processo di conservazione e di valorizzazione del compendio di Forte San Felice. Dal punto di vista tecnico abbiamo già fatto due o tre comunque tavoli tecnici proprio in questa sala, tutti quanti gli enti interessati le mani sulla dipendenza e l'amministrazione comunale, anche per poter capire quale sia la strada per poter valorizzare il Forte San Felice. E il compito del comune è quello di coadiuvare, di essere la cabina di regia per poter mettere insieme tutti gli attori che dovranno comunque portare avanti i progetti di valorizzazione, e il progettatore per il pubblico che ha incaricato attraverso il consorzio Venezia Nuova, la società Tetis, che sta comunque portando avanti e realizzando dei progetti che sono abbastanza affascinanti, che renderanno veramente Forte San Felice un'opera da poter ammirare da parte di sia dei cittadini che da parte dei turisti di tutta Italia e anche del mondo. Quindi siamo in attesa di ulteriori sviluppi che la società ci manterrà questi progetti, e a breve potremo anche, attraverso l'Istituto Nazionale dei Castelli, anche magari affiancare sia la parte tecnica anche una parte conoscitiva, attraverso magari delle monte, attraverso degli incontri dove magari potremo condividere con la cittadinanza i progetti che il provveditorato sta portando avanti. Per questo lascio anche la parola al Comitato San Felice, che partecipa a tutti i tavoli tecnici, quindi è completamente a conoscenza di la prima.